Buongiorno ballerine! Oggi ho deciso di iniziare un nuovo format in cui parlerò delle mie letture. Il libro che ho scelto per oggi, Con Pina Bausch di Joe N. Endicott. Questo libro l'ho letto ben due volte, quando avevo 14 anni e molto recentemente. Questo perché? Perché a volte, crescendo e aumentando il nostro bagaglio esperienziale e anche culturale, si leggono e si vedono le cose in modo diverso. E infatti l'ho apprezzato molto di più questa seconda volta. Ho due copie di questo libro a casa. Questo l'ho dovuto prendere in biblioteca perché mia madre, senza chiedermi nulla, li ha voluti prestare a delle sue amiche per leggerli. E quindi, per fare il video, sono dovuta andare a recuperarlo. Ad ogni modo, questi libri che sono dei must, li acquisto sempre. Li acquisto perché ho una mia personale libreria con tutti i libri che mi hanno toccato di più e vi consiglio davvero alcuni libri di acquistarli perché sono veramente un dono che vi rimane. Qui sotto in descrizione vi lascio il link di Amazon perché è lì che l'ho trovato meno costoso, in modo tale che possiate cliccare sul link e direttamente acquistarlo. Perché è un libro che tocca delle tematiche fondamentali legate al mondo della danza. Io ne ho sottolineate tre in particolare. La prima è il rapporto della ballerina con il proprio fisico, la seconda la lontananza da casa e la terza lo stile ed il successo di Pina Bausch. In questo punto del libro l'autrice sta descrivendo il momento in cui viene presa nella compagnia di Pina Bausch. Rispetto al suo fisico scrive: c'era qualcuno che voleva me proprio in quanto danzatrice. Per lei non erano importanti 1 o 2 chili di troppo, e anche se ne avessi avuti 3 era l'essere umano che contava e il modo in cui questo essere sapeva muoversi. È affascinante questa importanza che Pina Bausch dà all'essere e all'anima del danzatore rispetto al suo fisico. A 22 anni ho lasciato la mia famiglia e la mia patria, l'Australia, in lacrime. Sono partita per l'Europa, per Londra, almeno la lingua per me non era straniera, non conoscevo nessuno. Mio Dio, com'è stata dura. Ho provato sulla mia pelle questa nostalgia, ho provato i sentimenti che lei descrive, per cui è un libro che mi ha fatto sentire parte di tutto questo. Soprattutto nel periodo in cui ero appunto in accademia, nei primi mesi, quando mi mancava la mia famiglia, mi mancava casa, il momento di salutarli era veramente difficile, per cui veramente molto molto toccante. Pina ha sostituito la parola balletto con Tanztheater, teatro danza. Una rivoluzione della danza. Ha osato fare qualcosa di completamente nuovo. Danzare le persone, recitare le persone. Ha reso danzabile ciò che non lo era. Ecco, questa è proprio la chiave dello stile di Pina Bausch. Avrei sempre voluto provare a incontrare una sua assistente o provare a fare delle lezioni del suo stile. Non mi è mai capitato, ho visto tantissime rappresentazioni, ma non mi è mai capitato. Credo che nella vita è una cosa che vorrei veramente fare. Se siete e avete provato queste sensazioni, vi sentite partecipi. Se non le avete provate, è un buon modo per conoscere quello che vi aspetta, perché il mondo della danza non è sempre tutto rose e fiori. Soprattutto per avere la forza ed il coraggio di lasciare la propria famiglia, la propria comfort zone, la propria casa e andare verso una nuova realtà completamente diversa e lì affrontare delle scelte, dei confronti, dei giorni veramente veramente duri e difficili. Belli, ma difficili. Come sempre, se il video non ti è piaciuto, non mettere like, altrimenti sai che cosa fare? Per iscriverti clicca la mia icona qui e al prossimo video. Anzi, al prossimo libro. Ciao!